Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo alla disfatta, la partita ieri veramente una partita disastrosa da parte del Lecce, specialmente nel secondo tempo. Primo tempo ho giocato molto bene, per larghi tratti abbiamo praticamente dominato la partita. Poi praticamente allo scadere hanno fatto l'1-1 ed è cambiata lì la partita, perché poi potevamo raddoppiare con Coda, però ha sbagliato l'ennesimo rigore, ha tirato sempre con superficialità. Io ieri pensavo che dopo l'1-0, dopo i primi minuti, pensavo che stai in Cia, 3-0, Santoronzo, Lucazzo, l'hanno fatta i già noi in Naropicca. E ci è andata pure bene, ci è andata veramente bene ragazzi, veramente ieri. Partita veramente bruttissima, specialmente sul piano mentale, veramente, cioè proprio hanno giocato così, così, a becchio. Hanno fatto così, Lutorello, Compitino, ma c'è, se tocchiamo in Serie A, tocca cangiamo questo atteggiamento, tocchiamo uscire, Baroni. Tocca che ne faccio cacciare le palle agli giocatori. Cioè, siamo in vantaggio, a posto che distruggiamo l'avversario, sbuciamo così, smettiamo di giocare e facciamo così, dei palleggi, dei passeggenti così, de merda. Ma che cazzo è sta roba? Ma io non ho parole, ragazzi, veramente, sono probabilmente tanto deluso che non ho proprio parole. Comunque oggi parlerò delle pagelle come consuetudine, fatemi sapere cosa pensate. Pizzari 5 ha fatto un miracolo sullo primo tiro di Larrivei, sul secondo tiro non poteva nulla, sul gol di Milicio, come cazzo ti chiami, Milcio, Milicio, come cazzo ti vuoi chiamare, comunque, lì hai diverse colpe, potevi fare molto meglio Pizzari, quindi 5. Per quanto riguarda la difesa, Lucioni 6 è uno di quelli che si è salvato in difesa, che comunque ha salvato la baracca, ha tirato i remi, diciamo, in barca, ha cercato di fare qualcosa, specialmente di testa, è stato molto bravo, picchiare tutte e molto spesso è uscito anche bene palla al piedi, diciamo pulendo la zona avversaria, togliendo il pallone e uscendo con noi il pallone. Quindi ieri è stato uno dei pochi che si è salvato, sei. Stranamente, ma è vero, sei. Non lo posso dire. Dico Simic, 3. 3 in pagella. Sì, lo so che è un voto esagerato, non esiste. 3. Primo gol, praticamente ti sta a guardare lo film, no film, mentre Guigio segnava, ti lo sta a guardare. Prima tira e facciamo la portiere. Dice, vabbè, la prima fiata ci può stare, lo posso guardare. Ma ha voluto pure, guardi pure la seconda azione. Perché poi ha tirato sempre lo stesso giocatore e ti ha fatta bella statuina. E ha guardato i film a casa, tocca a te lidi. A casa, i film. Le partite di calcio, Simic, non le devi guardare da dentro il campo. Le devi guardare a casa. Se non vuoi giocare o sei svogliato a giocare, stetti a casa e ti guardi le partite. Se devi giocare, devi giocare. Non so se sono stato chiaro. Quindi 3, 3 in pagella. Anche il secondo gol si è fatto saltare come un minchia lì. Praticamente lui sta facendo tipo giro giro tondo. Milicio ha girato intorno a Igi come un coglione che sta guardava. Così, così a becchio. E l'ha lasciato uscire. Sì, ah, ne basta, cazzo me ne futta mia. Poi Gallo 5, anche lui praticamente autore, diciamo, della. Come potrei dire? Della visione del gol di Larrivei, della visione perché ho voluto guardare così e basta. Ecco, già segnato la stessa cosa. Gallo, sanno guardare fra tutti e due. Simic e Gallo, ha detto sì, la stavamo segnata. Cioè, cazzo, prende futta mia. Poi per il resto, comunque, qualcosina di buono ha fatto. Palla al piede, ha cercato di salire. Comunque, poca roba. 5 in pagella. Gendrè praticamente si è incartato solo ieri. Pagava pallone, sbagliava passaggi, non sapeva che fare. Molto impacciato, quindi fuori posizione. Malissimo, 5 pagella. Per quanto riguarda Maier, 5 pagella anche lui. Ieri praticamente ha sbagliato tutti gli appoggi. Tutti. Stava sempre fuori posizione anche lui e stava anche fuori forma. Si vedeva tantissimo. 5 pagella. Gargiulo, 5 e mezzo. Primo tempo, qualcosina di buono ha fatto. Qualche passaggio, qualche buon inserimento. Secondo tempo, si è perso come il resto della squadra. Però, qualcosina si è vista, ma poca roba. Hjulmand 7, il migliore in campo, monumentale. Ieri l'ho detto in live che lui è uno dei giocatori che con la Serie B non c'entra nulla, è destinato a giocare a grandi palcoscenici, speriamo con noi in Serie A, ma comunque veramente un grande giocatore. Ieri veramente ha tolto talmente tanti palloni che non si capisce, è un difensore aggiunto, è un centrocampista aggiunto, e tutto fa, a centrocampo lo trovi ovunque. Pulisce tutti i palloni, sa anche a chi dare la palla con intelligenza e lucidità. Quindi, ragazzi, veramente un grande giocatore. Hjulmand è l'unico che si è salvato ieri. Adesso, man bassa. In attacco, Listowski, come ho sempre detto, ha sciolto se pappiga i caffè, le spa, le piscine ed è rimasto lì. Questo è già bello. Praticamente ieri è uscito dal campo, è andato alla spa, si è rilassato, lovagnone e non c'è tornato più. Quindi 5 pagelle anche te.
Tendiai, non giochi, ovviamente 5, te sapevi pure buono, eh? Trezza, 6 in pagella, è stato autore del grandissimo gol di coda, ha fatto l'assist. Primo tempo ha fatto diverse azioni, Thun salta l'uomo, poi per colpa sua, perché ha perso pallone in attacco, hanno segnato loro. Poi il secondo tempo ovviamente si è perso come per il resto della squadra, secondo tempo non c'è stata più la squadra. Per quanto riguarda Coda, 6 in pagella, ha fatto un grandissimo gol al volo, poi a parte quello ha sbagliato il rigore che poteva essere determinante e ha tirato male. Certi mi dicono che Coda ha tirato bene, secondo me ha tirato male, ha tirato con superficialità, secondo me. Fatemi pensare, sapere cosa ne pensate. Secondo me sì, poi dal mio punto di vista ha tirato malissimo. Ci può stare, tira rigori, ma ha tirato proprio male, si è visto, ha tirato proprio così a becchio. Poi il secondo tempo si è perso completamente come per il resto della squadra, quindi 6 in pagella. Secondo tempo Blen 6 e mezzo, autore del gol, bellissimo gol di testa. Ragusa, non ne parliamo, senza voto. Rodriguez 5, il primo, ha fatto un tiro e lo portiere l'ha parata. E il secondo tiro, praticamente da buona posizione, ha tirato fuori. Poi ha sbagliato tanti appoggi, tanti passaggi. Un casino, man bassa proprio. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, speriamo bene. Ma col Parma, ragazzi, come ha detto un giornalista, il Lecce è piccolo con le piccole e grandi con le grandi. Giocheremo domenica con una grande squadra, quindi dobbiamo fare una grande prestazione. Siamo ancora lì, ragazzi, diamogli fiducia. Ovviamente Baroni 4 in pagella, ieri non ha capito niente di insieme ai giocatori. Non ha dato né grinta, né entusiasmo, né voglia, né niente, non ha capito proprio niente. Quindi, ragazzi, non voglio commentare Baroni perché sennò devo insultare pesantemente, ma non mi va. Comunque, ti diamo fiducia a Baroni, speriamo bene. Sempre solo Forza Lecce, Bari vaffanculo, Sereno vaffanculo, Scartapira ha sbagliato a porta vuota insieme alla gente, tocca esplodere tutti e due de paro, via vaffanculo, alla prossima, ciao a tutti.